Bentornati a Direzione Territorio, la rubrica che dà voce ai consorzi di bonifica del Veneto. In questi giorni circa 1 milione di veneti sta ricevendo nelle proprie case il bollettino del contributo di bonifica. Siamo andati tra la gente a sentire cosa ne pensa. Bisogna pagare il giusto, ecco, pagare il giusto e soprattutto l'utilizzazione corretta dei fondi che uno percepisce per dare risposte rispetto a uno che paga. Uno spera sempre, insomma, di pagare il contributo di bonifica perché poi abbia delle controprestazioni, insomma. Ma sì, anche perché non è proprio eccessivo, non è una cosa spasmodica che ti fa girare la testa, ecco. So che pago una quota annuale del consorzio di bonifica, mi arriva il tagliandino e pago. Se serve a qualcosa, sì, sicuramente il contributo, però che vengano fatte le cose. Secondo me sì, perché altrimenti il Mestre verrebbe allagata. So che lo pago da contribuente e so che gli allagamenti sono molto frequenti. Una linea di pensiero a più facce che ha spesso a che fare con la scarsa conoscenza delle attività svolte dai consorzi. Sentiamo alcuni esempi. Ho visto passare comunque quello del consorzio che hanno pulito i vari pozzetti, hanno fatto un po' di manutenzione, sì, ma guardi, abbiamo troppo cemento, logicamente c'è stata una cementificazione assurda. Dovrebbe, secondo me, controllare come funziona il funzionamento degli scarichi, secondo me, dopo non lo so. So che ci sono queste pompe che devono entrare in funzione quando, anche con l'alta marea, quando ci sono queste precipitazioni forti. Controllo di tutta la rete fluviale che c'è sul territorio, interventi di manutenzione. Il direttore dell'Unione Veneta Bonifiche risponde così. Il contributo di bonifica arriva ogni anno a casa di circa 1.300.000 cittadini veneti. Sono i proprietari degli immobili, terreni e fabbricati a cui i consorzi di bonifica si rivolgono. Sono i nostri contribuenti, sono coloro che vivendo nel territorio ricevono in cambio sicurezza idraulica, la manutenzione dei canali, la sicurezza dei centri urbani nel limite di tutte le possibilità, perché molto spesso gli eventi calamitosi, gli eventi atmosferici che in questi anni stanno verificando, non sempre si riescono a contenere e quindi molto spesso i cittadini si lamentano anche per eventi che li mettono in difficoltà da un punto di vista della sicurezza idraulica.